Egidio Mastroianni, una bandiera del calcio della Riviera Ionica, diciamo, che quest'anno ti sei preso una soddisfazione non indifferente, la promozione con una squadra che è stata fatta dal nulla, è cresciuta man mano che andava avanti il campionato e ha vinto un campionato di terza categoria molto difficile, pur con elementi fatti in casa, diciamo così. Quest'anno l'impegno in seconda categoria? E quest'anno il nostro impegno, e ho detto, come l'ho detto prima, l'ho espresso nella conferenza stampa, è quello di portare la squadra a una buona salvezza senza patemi. E oltretutto abbiamo un attacco che forse ce lo invidiano tante squadre, di cui Thomas Paratore e Sebastiano Mastroianni, come sapete, che ogni anno è stato determinante in tutte le società che ha giocato e ha fatto la bellezza di quasi 80-90 gol in tre stagioni. Perciò puntiamo moltissimo sull'attacco e poi puntiamo anche su Massimo Grupi, che è un forte giocatore che potrebbe giocare in promozione tranquillamente senza nessun problema. Questo ragazzo che ha portato il mister Vittorio, che è del Garden, che ci parlano molto bene. E quello che stiamo puntando anche su un difensore centrale, che se riusciamo a prenderlo, secondo me la squadra si completerà molto buona. E poi anche un portiere, perché abbiamo avuto difficoltà con qualche portiere che possibilmente si deve operare di ciuccio, perciò avremo problemi sul portiere. Vediamo di concludere con... Comunque, voi altri puntate ad una stagione di tutta tranquillità, di conquistare la salvezza senza patemi d'animo. Ritieni che effettivamente la squadra abbia le basi per farlo? Sì, penso di sì, perché secondo me Vittorio imposterà una buona squadra e la salverà, perché lui è anche un giocatore molto di esperienza e perciò penso che ci porterà alla salvezza tranquillamente. L'anno scorso avete scelto un tecnico esordiente che allenava in terza categoria per la prima volta, quest'anno ripetete la stessa scelta di un tecnico esordiente in seconda categoria. Ritieni che sia una scommessa oppure avete scelto a ragion veduta? Secondo me è anche una scommessa, perché è un rischio che uno intercorre nella vita, se non si rischia non si ottiene niente, e poi è una scommessa che ci facciamo noi stessi e per Antillo stesso, perché giustamente noi non possiamo puntare, come ci diceva mister Carletto Smiroldo, di puntare, lui voleva salire già in prima categoria, che noi queste possibilità non ce l'avevamo. Ecco, tutto qua, il nostro obiettivo doveva essere, e poi lo dirò sempre, Carlo giustamente voleva che noi mandava 6-7 giocatori a casa e di prendere altri 7-8 giocatori. Invece io gli ho detto prendiamo 3 juniores e un portiere e la chiudiamo qua, perché è giusto premiare anche quei ragazzi che hanno vinto il campionato, era questo l'obiettivo, che lui non ci ha creduto in questa cosa, lui aveva obiettivi ben diversi, perciò la società ha obiettivi soltanto per adesso fare queste esperienze di seconda categoria, vediamo dove arriviamo, speriamo di salvarci e poi abbiamo vinto la nostra scommessa, si può dire.